Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati su Minecraft. Quest'oggi le vedete delle belle, soprattutto già dalla copertina si possono vedere tantissime cose che ho fatto quest'oggi. Ma non vi spoilerò nient'altro, vi ricordo passate il live ogni sabato dalle 15.30 alle 18, così da non perdervi nessun video. Detto questo, nell'episodio precedente eravate arrivati a questo punto. Il letto è là. Allora ragazzi, GG ragazzi, questo è un pro player. Che paura. Questi sono i pro player. C'è lava, ok. Ciò permette di andare nell'Ether. Grazie. Quelli che si sono suicidati apposta. Quello scheletro che mi dà tanto fastidio, perché è uno scheletro, gli scheletri mi danno fastidio perché... What? How? Io me ne scappo. Me ne scappo. Allora, stavo a dire. Gli scheletri sono scemi. Mettiamo in conto questo. Gli scheletri sono scemi. Essendo scemi, possiamo attuare delle strategie del tipo o non fare niente. Non è un acciarino, vero? Non è un acciarino. Perché non abbiamo la ghiaia. Io odio gli scheletri. Ce n'è uno lì. Lì. Vabbè. C'è un Enderman. C'è Enderman. Enderman sono nostri amici. Allora, io ho detto quelle buone. Ora ti uccido. Ok. 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 Di là sta il deserto. Ok. Di là stanno le pecore. E di qua ci sono io. Allora, ho acceso con un colpo, perfetto. Prima di tutto, devo trovare la ghiaia. L'acciarino ghiaia, quindi. E la ghiaia si trova vicino mare. Il mare si trova... dove? Serviranno. I letti serviranno, Sinceramente potremmo già entrare nel portale del Nether. Se magari... si caricasse il gioco e mi darebbe della ghiaia. Grazie. What? Laggato leggermente. Ma si vede ancora la colonna che avevo messo di pietra. Eppure è alta soltanto qualche cubo sopra. Ah no, era su un albero, va bene. Proviamo a fare una cosa, dai. Se mi esce, mi esce. Se non mi esce, non mi esce. Prima di tutto facciamo così. Lo sapevate che se mettiamo la ghiaia a caso e vogliamo trovare la selce, potremmo fare direttamente così e c'è una buona probabilità del fatto che comunque si formi lo stesso la selce. Se non lo sapevate, iscrivetevi al canale. Dove metto? Dove? Ok, è meglio non aver visto quello che ho visto, ovvero quello. Uno scheletro sul ragno. Mi sembra una cosa molto giusta. Oltretutto, la tua casa, no. Letteralmente. No, stanno sopra di noi. Ma davvero? Ci sono mosse nelle vicinanze. E grazie. Ha qualcosa di utile, qualcosa di utile, perfetto. Tutte le cose un piccone. Vabbè dai. Sì, mi dovevo fare una casa, è vero. Avete ragione voi pure. Sono scemo. Ok. Stiamo raggiungendo il nostro obiettivo.
Sì. Oppure Baby Enderman. Ma perché? Ci dà fastidio Baby Enderman? No. Grazie. Ok. Ora ci occupiamo di te. Tu che cosa vuoi dalla vita mia? Un creeper. Sì, esplodi, esplodi. GG. GG, raga, GG. Ok. Ora è probabile che non avrò per niente le mie cose. Però c'ho ancora gli occhi. Vabbè. Almeno. Ah! Colpo al cuore. Non si fa. Riflessi da questo infarto? Mi sembra molto ovvio. Ok. Grazie. Facciamoci una piccola casa. Piccola. Facciamo una di due blocchi. Perché così i creeper non ci vedono e non esplodono. What? Ok. Almeno per il letto. Solo per il letto. A casa. Non per altro. Per questo si può fare di terra. La casa non la facciamo, mi sa, adesso. Mi sa che non mi sembra proprio il momento opportuno per fare una casa. Voi dite, non vengono da sopra? Per quanto riguarda la fabbricazione, accendiamo un po' i libri, tanto. Allora, abbiamo prima di tutto da fare il letto bianco, il che ci serve. Poi abbiamo da farci non una spada, ma una bellissima ascia. Ci facciamo una bella ascia. La palla non serve, lo scudo serve. Tipo ora. Ok. Oltre a questo, io direi di fare una bella porta. La porta mi ricordo che si fa così. E infatti mi ricordo molto bene. Detto questo, tipo togli. Ok, salve. Perfetto. Allora, qui abbiamo bisogno di una cesta. La cesta che serve? La cesta serve a qualcosa. Tipo mettere cose superflue, inutili, alcuni indispensabili, però fa niente. Sempre perdere del land, si può togliere, fare tutto così. Un po' di ascio come questo. Questo si può cuocere. Andiamo a cuocere. Ok. E basta. Pensai dire basta. Ok. Allora, di terra, la quantità che ci serve di terra deve essere abbastanza abbondante. Del tipo, perché sta questa sta qui? Togliamola. Bellissimo poi che cambia la variazione di colore tra l'acacia che si trova qui e l'erba verde dei fogli, gli alberi normali, le foglie normali che si trovano lì. Bellissimo, proprio bellissimo. Dovrebbe avere un sacco di senso, invece non ce l'ho. Ok. Detto questo, io direi di iniziare a mangiare qualcosa. Perché qua ci serve abbastanza cosa. Detto questo, io questa parte riserverei mob, al mob spawner. Quindi adesso vedete la nostra creazione della nostra casa che sta prendendo forma. Tutta fatta di terra, sì, non me lo dite. In più non saprete quanti stack di terra letteralmente accumulerò solo per farmi una casa decente. È qualcosa che ovviamente non vi spoilerò. Mamma mia ragazzi, che cosa ho avuto in mente in questi giorni. Che poi ogni volta che faccio un episodio nuovo in live, infatti vi ricordo passate in live ogni sabato dalle 15:30 alle 16, così che potete comunque collaborare con me nel fare delle costruzioni molto belle. Adesso andiamo a illuminare anche un po' la casa, diciamo
Mi sta piacendo, poi non sapete quanti episodi durerà. Però oggi ne ho fatto abbastanza. L'ho finito? No, ovviamente. Facciamo arrivare un po' la notte. Perché è scema questa gallina? È scema! Si è uccisa! Povero ferro. Sta marcendo da solo. Così, sta del ferro a caso. Vabbè. Questo polo dove si muoverà? Si muoverà prima di tutto. Ciao questo, vabbè. Vabbè, io mi dissocio. Questo è così, così, così. Questo è così, quindi qua doveva esserci il vuoto. Lo creiamo il vuoto, non si può creare il vuoto, è vero. Proviamo. No, non funziona. Perfetto, abbiamo poca lava, ragazzi. Oggi conviene creare un piccone di ossidiana e aver fatto una casa. Oh! Ma non vi ho fatto niente, raga! Perché sono dei creeper? Non è manco notte. La lava si trovava là, goccia a me. Si trova là la lava. Questa è la casa. Sono molto intelligente. Così tanto ci ho messo per distruggere uno scheletro. Ah, perché qua non c'è la porta. E qua c'è la porta. Ah, vieni un po' tu. Che cosa ho ideato io? Maridi! Tutti qua stanno i creeper. Vabbè, uccidiamolo uno a uno. Ok, via. Ho distorto. Non è esploso goccia. Ok, creeper. Buonissimo. Ragno. Ti voglio bene. Ok, grazie. Occhio del ragno, non me ne faccio niente, perfetto. Altro ragno. Magari mi desse delle corde. Oh. Con te sto a parlare, voglio. Forse è il ragno delle caverne? No. Non mi ha detto qualche cosa. Allora. Altro ragno. All'ingiorno che passa qui. Un mob diverso. Coincidenze? Non credo proprio. Ok. Allora, facciamo prima di tutto un tutorial su come si fa il portale del Nether, avendo acqua e lava. Senza utilizzare piccoli diamanti, perché se no ci metti un'eternità per farlo e non ti conviene per niente. Ma quindi per oggi è tutto. Vi ricordo, ragazzi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e commentate. Spero che vi piaccia la mia nuova costruzione. Se vi piace, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per supportare la vanilla. Detto questo, ciao a tutti. Vi ricordo comunque di venire live dalle 15:30 alle 6 ogni sabato per partecipare alle mie costruzioni nella vanilla.